Ciao ragazzi, in questo video vi farò vedere come pulire lo schermo con poche semplici istruzioni. Questa è una cosa che torna molto utile quando abbiamo stampato, per esempio, tanti menu, tante informazioni sulla nostra console e vogliamo ripulirla, appunto, e mostrarla come se fosse appena partita. Bene, come si fa a fare questa cosa? Ci sono diversi metodi, alcuni più consigliati, altri meno. Io ve ne farò vedere due, uno universale e uno che invece è più semplice da attuare, più comprensibile, però è anche più insicuro da un punto di vista software e anche meno compatibile. Partiamo dal primo. Il primo è farci una funzioncina molto semplice che chiamiamo void pulisci schermo, ok? E questa funzione qui non fa altro che fare una cout di string, apro parentesi, 100, virgola, apice slash n. Vi spiego cosa funzio come funziona questa cosa. In pratica stiamo facendo un cout di una stringa, ok, di 100 caratteri, tutti composti da questo slash n. Il carattere slash n è un carattere speciale, detto anche carattere di escape, perché c'è lo slash davanti, ce ne sono diversi di questo tipo. E cosa fa? Fa l'andata a capo. Quindi semplicemente questa qui è una stringa con 100 andate a capo. Qual è il risultato? Vediamolo subito. Se io faccio intanto un F9, adesso mi stampa un Hello World. Se adesso qua richiamo la pulisci schermo così e faccio F9, ovviamente mi dà errore perché ce l'ho qui giù, però potrei allegramente copiarmi la firma e metterla qui, in modo tale che il programma la riconosca, e voilà, ho fatto 100 righe vuote, quindi adesso il mio schermo è di nuovo pulito. Questa è una soluzione, si dice, quick and dirty, cioè veloce e sporca, mettiamola così, perché appunto è una cosa che sì, funziona, però è un po' difficile da comprendere. Mentre vediamo l'alternativa. L'alternativa è usare una funzione che si chiama system, che fa parte di una serie di cose chiamate system call, ok? E ci permette di interagire con il sistema sul quale stiamo andando a lavorare, quindi con delle funzioni di Windows, con delle funzioni di Linux, eccetera. E quindi è abbastanza, diciamo, soggetta a variazioni di comportamento in base al sistema operativo sul quale il nostro programma sta girando. Per questo tipicamente è sconsigliata, soprattutto se si fanno programmi che devono essere pensati per girare su più sistemi operativi diversi. Come fa questa funzione system a fare quello che dobbiamo fare noi, cioè a pulire lo schermo? Molto semplice, basta passarle come parametro una stringa, che in questo caso è CLS, e se proviamo ad eseguire ci dà un errore, perché questa funzione system non è automaticamente presente, infatti qui mi dice che non è dichiarata. Come si fa a dichiararla? In realtà dobbiamo includere la stdlib.h. Quindi si va ad inserire nel nostro programma tutte le funzioni contenute in questa stdlib, che appunto è una libreria. Le librerie non sono altro che delle raccolte di codice, classi e funzioni che possono essere appunto importate, incluse all'interno del vostro progetto e poi utilizzate da quel momento in poi. Quindi adesso noi sappiamo usare la system, come il nostro programma la conosce, l'ha vista, quindi se io faccio F9, voilà, mi ha ripulito lo schermo. Semplicemente. Se la tolgo invece, torno a vedere il mio Hello World. Quindi ragazzi, vedete voi quale dei due sistemi volete usare. Questo è meno compatibile su più sistemi operativi e introduce anche dei bug di sicurezza potenzialmente. E questo invece funziona lo stesso, però è un po' più, diciamo, meno comprensibile rispetto all'altro. Se avete dubbi, domande o conoscete altri metodi, scrivetemi nei commenti di questo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Per oggi da Rico De Faus è tutto, ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo video. A presto!